Ciao a tutti. Io sono Riccardo Fraccaro e sono entrato nel 2013 insieme a tutti voi qui dentro. E oggi democraticamente tutti siamo a Roma, democraticamente tutti a Roma e pacificamente, siete in tanti. Io non me l'aspettavo di vedere un popolo intero con questa dignità che decide di rappresentarsi direttamente, perché loro non ci rappresentano più. Democraticamente, pacificamente. Perché pacificamente? Perché adesso stanno cercando di dipingervi, come quelli che vogliono distruggere le istituzioni. Voi volete ricostruirle le istituzioni che loro stanno distruggendo e hanno distrutto da troppo tempo, tenendosi i nostri diritti per i loro tornaconti personali e i loro privilegi. Voi siete qui perché non avete detto basta, non vogliamo più essere un popolo suddito, vogliamo essere un popolo sovrano. Siete qui a testa alta in un giorno infrasettimanale e vogliamo i sindacati di organizzare una manifestazione così, quando ci tolgono i nostri diritti e si lamentano delle parole di Luigi. Dovrebbero chiederci grazie, perché ancora noi crediamo nei sindacati, quelli onesti. Voi siete qui perché avete capito quante sono importanti le cose che loro ci nascondono, come la legge elettorale. La legge elettorale è la legge del futuro, è la legge del nostro futuro, del futuro dei nostri figli, perché con quella legge si possono decidere le persone che poi scelgono che cosa guadagniamo, che cosa mangiamo, che cosa respiriamo, ed è quella decisione, quel diritto di scelta che ci stanno togliendo oggi, il nostro diritto fondamentale, il diritto del futuro. È da troppi anni che ce lo stanno togliendo, è la terza legge elettorale incostituzionale, tre leggi elettorali incostituzionali, sono troppo per qualunque popolo nel mondo. E se non ci ribelliamo adesso, quando lo facciamo? Quando li cacciamo, se non oggi, se non alle prossime elezioni, indipendentemente dalla legge elettorale, che qualsiasi legge elettorale, non ce ne frega niente, noi li cacceremo! Fate quello che volete, perché li cacceremo! E adesso ci mettono la fiducia fascista. Hanno fatto una legge per vietare di vendere le statuine del Duce, antifascismo, e poi fanno i fascisti dentro le istituzioni, vergogna! Questa ipocrisia, hanno messo la fiducia per ricattare i parlamentari. Se non votate la fiducia, andate a casa e non prendete più lo stipendio. E se non votate la fiducia, non sceglierete più i prossimi parlamentari, magari andate a casa voi. Questo è il ricatto. Beh, tutti quelli che voteranno quella fiducia o permetteranno questa indecenza sono partiti che hanno tradito il popolo italiano, anche quelli della finta opposizione, anche la Lega. Ce ne ricorderemo che siete d'accordo con questi, ce ne ricorderemo! Anche la Lega, traditori! Dal Trentino! Voi ve ne siete accorti perché siete consapevoli, e siete consapevoli che hanno messo questa fiducia perché non si fidano dei loro parlamentari. Ma un partito che non si fida dei propri deputati, come fa a fidarsi del popolo italiano? Infatti non si fidano e vi tolgono i diritti. Noi di voi ci fidiamo perché noi siamo voi. Siamo cittadini e lo siamo rimasti quel giorno che ci siamo tagliati lo stipendio. Lo siamo rimasti quel giorno che eravamo lì per lottare contro lo stupro della Costituzione, tutti insieme. Lo siamo rimasti tutti insieme, cittadini onesti, quando abbiamo combattuto e ci siamo fatti espellere dall'aula perché abbiamo detto di no a quell'indecenza di 7 miliardi alle banche.
Siamo stati cittadini, siamo rimasti cittadini quando insieme a voi abbiamo girato l'Italia per difendere la Costituzione, la seconda volta in una legislatura per cambiare la Costituzione e accentrare il potere, perché speravano così di mandarci a casa, e saranno loro ad andare a casa. Bravo. Perché ogni volta che hanno provato a tradire i nostri principi, i nostri diritti, a calpestare la Costituzione, l'hanno pagata. E questo atto è l'ultimo, è l'ultimo. Guardate che non è una manifestazione di forza la fiducia, è una manifestazione di debolezza, non sono mai stati così deboli. Deboli, sono deboli, ognuno di voi ha un brivido di paura sulle loro schiene perché sanno che voi non li voterete mai più. Possono scrivere quello che vogliono sulla scheda elettorale. Tutti contro il cambiamento di questo popolo cosciente e consapevole. Quando avevano fatto il Mattarellum non c'era questo popolo. Quando avevano fatto il Porcellum non c'era questo popolo. Ora c'è, non sanno come prendervi, non sanno come fermarvi. Allora tutti di fronte a tutto questo, alla loro paura, noi ci presenteremo col coraggio, il coraggio di un solo simbolo, di una sola lista per un solo riscatto, e sarà la loro definitiva fine. Ci sono tante differenze tra di noi e sono la cosa più bella, ma oggi abbiamo un'unità di intenti come mai nella storia. Siamo un'unica cosa, non indietreggiamo adesso. È adesso il momento di vincere e di riprenderci il futuro. È adesso, nel momento in cui loro fanno i gradassi, è il momento in cui loro sono più deboli e noi più forti. E l'hanno capito, persino Napolitano ha detto no alla fiducia. Hanno capito che è l'atto più meschino che hanno fatto dall'inizio della legislatura, quello che lì seppellirà. Arrivederci a tutti e saranno giorni di fuoco felici.